Vi ricordate quando dissi: il peggio deve ancora arrivare? Ecco, il peggio è arrivato. Ciao mondo! Ho già spiegato perché gli Ewok siano la peggior sciagura che si sia mai abbattuta sulla saga di Guerre Stellari, ma ho mentito! Star Wars Droids. Ecco, l'ho detto. Non credevo che ce l'avrei fatta. Tra il 1985 e il 1986 viene trasmessa sulla ABC una serie a cartoni animati di 13 episodi ambientata nell'universo di Guerre Stellari, i cui protagonisti sono R2-D2 e C-3PO. Questa serie, purtroppo, non è stata rilasciata per il mercato home video, anche se a suo tempo qualche episodio è uscito in VHS. Ma fortunatamente nel 2004 8 episodi sono stati rieditati e combinati in due film che hanno visto la luce in formato DVD e dei quali sono riuscito a entrare in possesso. Quale incontenibile gaudio! Gli episodi sono ambientati prima della trilogia classica e vedono i due robot andare in giro per la galassia alle dipendenze di diversi padroni, affrontando avventure epiche, cariche di tensione, rispettose della tradizione pluriennale di Guerre Stellari. No. In The Pirate and the Prince, i due robot arrivano su un pianeta desertico. Déjà vu. E vengono assunti come camerieri in un fast food, alle dipendenze di un cuoco alieno con quattro braccia. Déjà vu. A quanto pare in Guerre Stellari, se hai quattro braccia, devi essere per forza un cuoco trippone. O un cyborg assassino cacciatore di Jedi. Tra un numero da sitcom e l'altro, i due robot fanno la conoscenza del cattivo, una viscida versione Ciccio Bombo Cannoniere di Don Vito Corleone. Déjà vu. Poi vengono ceduti durante una compravendita. Déjà vu. Ad un giovane scapestrato. Déjà vu. Che viaggia su un monociclo a reazione. Déjà vu. E vive col vecchio zio Brontolone. Déjà vu. Com'è come non è, alla fine lo scapestrato si ritrova con i due droidi, più un altro androide che si scopre essere in realtà l'erede al trono di un altro pianeta a cui il cattivo sta dando la caccia. Déjà vu. Però la principessa Leila non era affetta da amnesia. I nostri eroi vengono catturati da Don Vito, che li schiavizza nella sua miniera per estrarre dell'Energon 14. No, non quell'Energon, ma riescono a fuggire, facendo esplodere tutto. Déjà vu. Déjà vu. Al party si unisce un capitano donna. Evidentemente si sono accorti che mancava un personaggio femminile. Tutti quanti accompagnano il futuro re sul suo pianeta, ma durante il viaggio vengono attaccati da alcuni pirati e da IG-88. IG-88? Chi è che se lo ricorda? Nel frattempo, sketch degni di staglio e olio. Ma il futuro re ha un rivale che cattura tutti e dà il suo concorrente in pasto al suo animale domestico. Déjà vu. Fortunatamente, R2-D2 riesce ad ammansire il mostro togliendogli le zecche. Alla fine, per entrare in possesso del trono, il re deve portare lo scettro simbolo di potere alla torre centrale della città. Strane regole di successione. Per farlo, deve inseguire il suo nemico per tutta la città su delle macchine volanti. Déjà vu. Dopo l'incoronazione, i nostri eroi ripartono, ma vengono di nuovo attaccati dai pirati, che li fanno camminare sulla tavola. Déjà vu. La tizia carina no, però. Viene tenuta come donna di piacere del boss. Déjà vu. Ma viene liberata dai suoi compagni grazie ad un abile travestimento. In realtà è l'opposto. Viva le damigelle in pericolo emancipate che salvano il principe azzurro. Poi succedono cose a caso, i pirati vengono sconfitti e il re si ritrova a discutere un trattato di pace con un altro regno. Ma Barba Nera evade. Rapisce la figlia del secondo re e si rifugia su un pianeta palude. Déjà vu. I nostri vanno per l'ennesima volta al salvataggio e C-3PO viene smantellato.
Déjà vu. I due re, però, coalizzano le forze. Déjà vu. E recuperano la principessa. Fine. Mi mancano gli Ewok, ma solo un po'. In Treasure of the Hidden Planet, C-3PO e R2-D2 affiancano una sorta di archeologo spaziale sulle tracce di un preziosissimo tesoro. Sono però braccati dagli Stormtrooper, che interrompono R2-D2 mentre sta facendo moonwalking. Scappano e si mettono a inseguire una cometa arcobaleno che li conduce nel mondo dei Mio Mini Pony. No, li conduce dai cattivi, che li scambiano per emissari dell'impero. Lo sapevo, non mi sono mai fidato di quegli equini multicolore. Vengono sgamati e catturati. C-3PO sta per essere riprogrammato da un alieno insettoide. Déjà vu. Ma grazie a un abile stratagemma del suo socio, riesce a liberarsi e tutti scappano facendo esplodere tutto. Déjà vu. Déjà vu. Precipitano su un pianeta dove vengono attaccati da delle creature fatte di... Spero che quello sia solo fango. In loro soccorso arriva la ragazza della puntata, a cavallo di uno strano bipede. Déjà vu. Déjà vu. Poi scappano da un brontosauro. Indiana Jones decide di partecipare a Giochi senza frontiere per impedire allo sgherro dell'impero di diventare il nuovo signore del pianeta. Strane regole di successione. Dovrà vincere una gara su un circuito. Déjà vu. Nonostante tentativi di sabotaggio. Déjà vu. Mentre un goffo cronista alieno commenta la competizione. Déjà vu. Dopodiché C-3PO e R2-D2 danno sfogo alle loro abilità artistiche e si imbattono in una nave spaziale fantasma popolata da spiriti dove incontrano Scooby-Doo. No, incontrano un vecchio decrepito che si scopre essere un parente del nostro Indiana Jones. Déjà... No, non è andata come quella volta. Il vecchio gli dà preziose informazioni per la sua ricerca. Equipaggiamento assortito, tesori a palate e muore. A causa dell'ossessione del nostro archeologo per la sua ricerca, il party viene catturato e messo ai reni in una galera romana. Déjà vu. No, aspetta, Ben-Hur non c'entra nulla. Vengono liberati da R2-D2. Poi, siccome i cattivi sono cattivi, causano un'epidemia. Però si ammalano anche loro. Rapiscono gli amici dei nostri eroi perché sicuramente sapranno trovare una cura. Quale potenza di encefalo! I robot e il Dr. Jones li inseguono in una base vulcanica. Déjà vu. R2-D2 passa attraverso uno specchio magico e viene miniaturizzato. I prigionieri sono liberati. Il tesoro viene scoperto, i cattivi litigano tra di loro e i buoni scappano mentre tutto congela. Niente esplosioni questa volta. Il più stupido dei cattivi muore svanendo e lasciando solo un cumulo di vestiti. Déjà vu. Bene, direte voi. Adesso ci hai mostrato quello che è sicuramente il peggio di tutta l'epopea guerra stellariana. No. Vi ho fornito qualcosa da rimpiangere quando avrò finito di parlare dello Star Wars Holiday Special del 1978. 1978. Una nuova speranza è uscito nel 1977. L'impero colpisce ancora nel 1980. Questo film è stato realizzato nel mezzo. È stato mandato in onda in TV una sola volta. Dopodiché la pellicola è stata nascosta nei meandri più reconditi dello Skywalker Ranch di George Lucas. Giuro che quanto sto per dire è vero. Non è un parto della mia immaginazione malata. Anche se è il parto dell'immaginazione malata di qualcun altro. Il Millennium Falcon è inseguito dagli incrociatori imperiali. Sì, quello è davvero Harrison Ford. E Chewbacca è davvero Peter Mayhew. I ribelli sono in fuga perché Han Solo deve riportare Chewie sul suo pianeta natale, Kashyyyk contra Ypsilon, così che possa festeggiare le vacanze di Natale con la sua famiglia. Cosa? Beh, nel film lo chiamano Life Day, però il concetto è quello. Stai scherzando! La sua famiglia è composta dalla moglie Mola, il figlio Lumpy e il vecchio papà Itchy, che essendo vecchio ha appunto i capelli bianchi.
Nella loro casa sull'albero high-tech, l'allegra famigliola di Woki sta aspettando il ritorno del papà, mentre la mamma spignatta in cucina e la piccola peste importuna il nonno, mangia di nascosto i biscotti prima di cena e rompe le scatole fino al punto che la mamma, pur di liberarsene, lo manda a portare fuori la spazzatura. Balzano subito all'occhio, anzi all'orecchio, i dialoghi intensi, che sarebbe stato bello poter comprendere se non fossero stati espressi nel tipico idioma Woki. Lumpy guarda per un paio di minuti dei saltapicchi olografici che fanno delle buffe coreografie, finché la mamma non lo costringe ad asciugare le stoviglie. Preoccupata per il ritardo del marito, Mola chiama Luke Skywalker, che sta pimpando l'X-Wing in garage assieme a R2-D2. Sì, quello è davvero Mark Hamill. E dentro R2-D2 c'è davvero Kenny Baker. Luke rincuora la mogliettina. Tranquilla, a Chewbacca sarà sicuramente capitato qualcosa di terribile. La donna, la wokessa, contatta allora un mercante locale, Soundan, che ha delle informazioni fresche, ma che è tenuto sott'occhio da un imperiale che va dallo stesso sarto di Darth Vader. Questi, intanto, sta dando la caccia ai due fuggiaschi. No, non credo che quello sia l'attore originale. Ma il doppiatore sì, è davvero James Earl Jones. Mola prepara uno sformato di banta seguendo un programma di ricette in TV. Oh mio Dio, cosa sto guardando? Vedete? Allora è vero! Se hai quattro braccia in Guerre Stellari puoi fare soltanto il cuoco corpulento. Se questo film non fosse canon, sarebbe la miglior parodia di Guerre Stellari da sempre! Altro che Mel Brooks! Il Millennium Falcon raggiunge le vicinanze del pianeta, ma un embargo viene dichiarato, impedendogli di atterrare. Soundan porta agli Wookiee i regali di Natale, The Life Day. Vi avevo detto che era la stessa cosa. Al nonno regala un pseudoprogramma di realtà virtuale, in cui si materializza una fantasia del suo subconscio nelle forme di una donna sensuale. Questa si presenta con frasi ambigue, ammiccamenti, frasi molto ambigue. Ehi, ferma tutto! Questo è ancora un film adatto ai bambini, vero? Mentre il vecchio porco pervertito si trastulla con le sue fantasie, Mola chiama la principessa Leila. Sì, quella è davvero Carrie Fisher. E dentro C3PO c'è davvero Anthony Daniels. Tanti auguri, principessa, e stia attenta al vischio. Non c'è da fidarsi di quel robot tutto cromato. Il Millennium Falcon atterra sul pianeta. A casa Chewbacca lo sentono e si fiondano verso la porta, ma all'uscio trovano soltanto i soldati dell'impero. Ma non c'era un embargo? Ma è atterrato proprio sul vialetto di casa? Ma cosa ci facevano lì quei soldati imperiali? Ma perché Jar Jar Binks mi sembra improvvisamente un personaggio complesso e carismatico? La casa viene occupata e perquisita, ed un imperiale rimane ipnotizzato da uno stereo olografico che trasmette vecchie repliche di DJ Television. Sembra che siamo fatti per soffrire. Oh, veglia! Questo era peggio di venire ibernati nella grafite. Mentre l'impero perlustra la casa alla ricerca di prove che possano collegare gli Wookiee con l'alleanza ribelle, il piccolo Lampi decide bene di consultare i segretissimi archivi del padre. Parte un cartone animato con una delle avventure di Chewie e dei suoi soci, dove viene mostrato il primo incontro tra i ribelli e Boba Fett. Boba Fett! Capito? Il cacciatore di taglie mandaloriano! La prima apparizione ufficiale di Boba Fett avviene in questo film, in questo cartone animato dove c'è un pianeta di gelatina di nome Panna e dei ribelli narcolettici. E Boba Fett rimane ancora il personaggio migliore di tutto il film. Poi, siccome gli imperiali sono brutti e cattivi, mettono in disordine la camera di Lumpy, rompendogli pure i giocattoli. Lui, per vendicarsi, costruisce un accrocchio per imitare la voce del loro comandante e mandarli via.
Intanto in TV, la pubblicità di un tour operator cerca di rifilare al pubblico un viaggio a Tatooine, con soggiorno e rissa da bar compresi nel prezzo. E c'è un tizio che beve dalla testa, dalla cima della testa. E c'è un topo gigante. E c'è gente che canta. Il malefico piano di lampi ha successo e i militari lasciano la casa. Tutti tranne uno, che scopre l'inganno e lo insegue. Ma arriva papà con lo zio solo e il militare inciampa, sfonda un balcone di compensato e si schianta al suolo come Willy il coyote. La famiglia è riunita, tutti sono contenti e possono finalmente festeggiare il Natale. Auguri, panettone, regali, neve, Babbo Natale, candele... Visto che state anche voi rimpiangendo i cartoni dei due droidi? Dice gente preoccupata perché la Disney ha comprato la Lucas.